Il fratellastro del leader nordcoreano, avvelenato 2 anni fa con il gas nervino, era un informatore della CIA. Da Pechino il corrispondente Claudio Pagliara. Nuovi clamorosi dettagli emergono sull'assassinio del fratellastro di Kim Jong-un. Secondo fonti diverse ma concordanti, Kim Jong-nam era un informatore della CIA. A febbraio del 2017, poco prima di andare incontro al suo destino, avrebbe ricevuto da un uomo dai tratti somatici asiatici, rivelatosi un agente statunitense, una valigia con 124.000 dollari. Qualche giorno dopo è stato ucciso con gas nervino all'aeroporto di Kuala Lumpur. Le due donne che gli hanno cosparso il viso con la sostanza letale, una vietnamita e una indonesiana, sono state scagionate. Gli inquirenti hanno creduto alla loro versione. Erano convinte di partecipare ad un format TV. Le persone che le avevano adescate, di nazionalità nordcoreana, hanno lasciato la Malesia subito dopo l'assassinio. Le indiscrezioni sui rapporti tra Kim Jong-nam e la CIA provengono da 3 diverse fonti, il Wall Street Journal, un giornalista giapponese e l'autrice di una biografia su Kim Jong-un, The Great Success, appena data alle stampe.